A Pompei, mentre si scava, si pubblica. Si pubblicano già i primi dati. Da un anno abbiamo iniziato con il nostro e-journal raggiungibile per tutti sulla rete, sul cellulare, sul PC, dove raccontiamo quello che stiamo trovando nel sito. Ed è un nuovo modo di pubblicare in archeologia che si diffonde sempre di più. Significa trasparenza, significa accessibilità e significa anche responsabilità etica e scientifica verso il grande patrimonio affidato al Parco Archeologico di Pompei, che dobbiamo condividere con la comunità scientifica ma anche con il pubblico più in generale. Ogni volta che esce un comunicato stampa sui nuovi dati, sulle nuove scoperte, è affiancato da un testo, un primo inquadramento scientifico online, disponibile subito. Questo da un anno, abbiamo pubblicato 14 articoli, adesso siamo molto contenti che anche le università cominciano a seguire questa prassi, le università che sono tante, che sono qui, abbiamo pubblicato oggi un primo numero di articoli che raccontano gli scavi, le ricerche che atenei italiani e internazionali stanno svolgendo a Pompei. Questo penso sarà il nuovo standard. E tutta l'archeologia si sta muovendo in questa direzione. Qual è la chiave di successo? Usare le tecnologie digitali per fare quello che 100 anni fa si cercava di fare con i mezzi dell'epoca, dunque le riviste stampate, gli abbonamenti, i convegni scientifici. Oggi abbiamo una rete mondiale sulla quale possiamo comunicare tra di noi e raccontare le novità di Pompei.